Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi una ricetta che sta bene sempre e comunque su tutte le tavole, comprese quelle per le feste di Natale. Oggi prepareremo le cozze gratinate al forno. Pochi ingredienti, ma una ricetta che vi farà fare un figurone pazzesco. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono un chilo di cozze, che io ho pulito la barbetta, ho pulito tutta la cozza, del formaggio grattugiato, circa 2 cucchiai, 100-150 g di pan grattato, 2 spicchi d'aglio, del prezzemolo, olio. Preriscaldate anche voi il forno a 180 gradi, mettiamoci subito a cucinare, che è una ricetta veloce e di sicuro effetto. In quest'ampia casseruola ho aggiunto 2 cucchiai abbondanti di olio extravergine d'oliva. È arrivata a temperatura, andiamo ad aggiungere le cozze e chiudiamo subito con un coperchio. Dobbiamo lasciarle aprire e nel frattempo preparate anche voi una teglia da forno ricoperta con carta da forno. Abbiamo aperto le cozze e ci sono voluti circa 5 minuti, nemmeno. Le ho messe in questa ciotola di vetro a lasciarle intiepidire. Filtrato l'acqua delle cozze con un colino, mi raccomando, per eliminare qualsiasi impurità, e che ci servirà per farcire e per comporre poi il nostro ripieno. Ora, nella stessa ciotola dove erano le cozze, tanto andiamo ad aggiungere il pan grattato, 2 cucchiai abbondanti di formaggio, se volete potete aggiungere il pecorino o anche il pepe nero, il prezzemolo tritato finemente, l'aglio, c'è chi lo taglia con il coltello molto finemente, a me non piace sentire il sapore dei pezzettini di aglio mentre mi gusto la cozza, perché preferisco sentire il sapore proprio del mitile all'interno della bocca. Allora andiamo a grattugiare l'aglio all'interno della nostra ciotola di vetro. E ora il liquido delle cozze. Aggiungetene man mano perché deve venire un composto morbido, non troppo liquido. Dobbiamo far assorbire bene 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 il liquido al pan grattato. Ok, perfetto. Ora andiamo a prendere ogni singola cozza, rimuoviamo una parte, andiamo a prendere una parte di composto e andiamo a premerlo sopra la cozza. E la appoggiamo sulla teglia. Dovete far così per tutte quante le cozze, mi raccomando. Ci vediamo fra poco. Eccoci qui. La prima teglia di cozze farcite è pronta per essere infornate, è pronta. Il forno è già bello caldo, 180 gradi per 15 minuti, prima però di infornarle un leggero filo d'olio su ognuna. E nel frattempo io farcisco anche le altre, ci vediamo dopo. Eccoci qui, le cozze sono rimaste in forno esattamente 15 minuti. Inutile dirvi che ne abbiamo già assaggiate 2 o 3, sono perfette. Croccanti fuori, umide all'interno, al punto giusto. L'aglio dona quel tocco in più di sapore che rende queste cozze gratinate veramente speciali. Se le rifate anche voi, vi assicuro, farete un figurone. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.